Grazie Stefano, grazie a tutti per essere qui. Sarò breve, così già semino il panico. No, cercherò ovviamente di essere breve perché credo abbiamo tante cose da dire. Innanzitutto chi sono? Io mi occupo dei temi su cui sarà incentrata la prima giornata da molti anni con vari cappelli. Attualmente sono direttore generale di Itrea, che è un network di società di consulenza che aiutano le aziende a trasformare i propri modelli organizzativi e, come vedremo, soprattutto cognitivi e culturali, dai vecchi modelli burocratici, gerarchici dello scientific management, intorno a cui sono incentrate oggi la gran parte delle nostre organizzazioni, verso questi nuovi modelli di social organization ispirati ai criteri del management 2.0, che vedono proprio nell'introduzione e nello sviluppo di piattaforme collaborative all'interno delle aziende il punto, diciamo, di riferimento, la leva in base alla quale è possibile fare un salto quantico alle imprese. C'è un noto report di McKinsey che è apparso nel luglio dell'anno scorso, che sostanzialmente diceva questo. Ne ho dato conto nel mio blog, io scrivo anche come giornalista per Novacento del Sole 24 Ore, e diceva sostanzialmente, signori, il mancato utilizzo di queste nuove piattaforme collaborative costa, e loro analizzano fra l'altro solamente 5 settori di business, al mondo 1.300 miliardi di dollari. Cioè, quando noi parliamo di trasformazione delle aziende, dell'utilizzo, diciamo, di questi Facebook aziendali, per semplificare molto le cose, l'incapacità che noi in molte aziende ancora oggi abbiamo di fare propri questi strumenti ci costa 1.300 miliardi di dollari. Non lo dico io, lo dice McKinsey. Mi domando quante finanziarie ci faremmo con 1.300 miliardi di dollari, no? Quanta efficienza, quanta capacità di produzione, di innovazione, di creatività potremmo mettere in campo con 1.300 miliardi di dollari. Ecco, dico questo perché è questo tesoro nascosto che io ritengo opportuno fare emergere, è lì che ci aspetta e occorre, credo, muoversi rapidamente per portarlo a galla. Di questo, di questi temi stavo scrivendo in questo libro che uscirà proprio a maggio per Egea, cioè per la società editrice, come sapete, dell'Università Bocconi, e che riassume un po' un percorso che ho sviluppato in questi ultimi anni, sia appunto come giornalista, che come manager, come consulente e come anche, fra l'altro, docente, una cattedra che si occupa di questi temi all'Università di Pavia. E appunto si intitola questo volume, intorno a cui sarà orientata la tavola rotonda della prima giornata, coordinata da Anna Masera, proprio l'intelligenza collaborativa verso la social organization, perché il tema chiave del libro è questo, cioè come possiamo sostituire quella che oggi è la stupidità diffusa, vera colonna portante dello scientific management, dei modelli organizzativi in cui, come noto, ci si chiede soprattutto di eseguire ordini, magari descritti in documenti che si chiamano appunto ordini di servizio, non a caso, perché ci sono alcuni che sono pagati per pensare, tutti gli altri che sono pagati per eseguire. Ecco, questo modello, che viene anche chiamato modello comando e controllo, che è stato descritto da un signore, come probabilmente sapete, che si chiama Frederick Taylor nel 1911, in un testo che si chiama I principi dello scientific management, ecco, questo modello è ancora vivo, vegeto e opera fra di noi ed è fondamentalmente la causa della crisi economica globale in cui stiamo vivendo, perché sono i limiti di questo modello, che già da molti anni sono stati indicati, che però ormai sono emersi e sono assolutamente scoppiati. Quindi mi sembra veramente significativo, e ringrazio gli organizzatori, che 3 settimane di Digital Festival vengano
proprio inaugurati da una intera giornata con una tavola rotonda a cui parteciperanno alcuni manager di aziende illuminate che stanno cominciando a lavorare in questa direzione, poi una serie invece di workshop verticali che andranno a mostrare come stanno cambiando i principali processi HR implicati in questo tipo di radicale rivoluzione, di radicale trasformazione, ecco che sia proprio questo il tema della giornata. Del resto, forse qualcuno di voi ricorderà che il 3 gennaio Forbes usciva titolando 2013 l'anno delle social HR, no? Ecco, Forbes. Quindi credo che proprio questo sia un anno decisivo, cioè dopo molte parole che sono state spese, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, su temi come il social business, lo smart working, la social organization, eccetera, adesso le aziende stanno prendendo effettivamente atto del fatto che questa trasformazione va affrontata e va gestita, ed è un problema che è grande per le organizzazioni, perché non si tratta semplicemente di un problema tecnologico. Spesso le organizzazioni hanno cominciato a affrontare questi temi in questo modo, no? Derubricandolo a problema IT. In realtà il problema non è assolutamente IT, questo me lo diceva per esempio David Bevilacqua già l'anno scorso. David Bevilacqua è attualmente Vice President di Cisco Europe e sarà uno degli ospiti presenti alla tavola rotonda, e che ha partecipato alla scrittura del libro raccontando la case history di Cisco. Mi diceva: Marco, guarda, qui il vero problema è che ormai i miei interlocutori non sono più i direttori IT, i miei interlocutori dovrebbero diventare i direttori HR, perché io posso fare il WebEx, che è la loro piattaforma collaborativa 3.0 più bello del mondo, ma se io poi do questa piattaforma e c'è un ambiente organizzativo, una cultura organizzativa ancora orientati verso schemi del comando e controllo, e la piattaforma non funziona. Cioè è come dare in mano una Ferrari a chi fino in quel momento è dato a dorso d'asino, ma la Ferrari non sa nemmeno che cos'è, cioè non riesce nemmeno a entrare, e se entra e riesce casualmente a metterle in moto, sicuramente va fuori strada la prima curva, no? Allora dice, dopodiché viene fuori che è la piattaforma che non funziona. Il problema è che la piattaforma funziona fin troppo bene, è l'ambiente organizzativo che non abilita le persone ad utilizzare questo tipo di nuove strumentazioni, che hanno delle potenzialità proprio in termini di ritorni economici, che sono quelli di cui dicevo, senza contare poi il fatto che l'engagement, cioè il livello di coinvolgimento, di partecipazione attiva delle persone, aumenta enormemente, perché come abbiamo visto già negli interventi che mi hanno preceduto, ormai noi oggi viviamo in un mondo in cui è naturale lavorare, ma soprattutto vivere, no? A contatto, lo vedevamo anche nel video iniziale, con gli iPad, gli smartphone, gli iPhone. Quindi entrare poi in ufficio e trovarci in un mondo che ci fa ripiombare non al secolo passato, al millennio passato, sta creando una discrasia, una schizofrenia che non è più gestibile. Un'altra spia di questa schizofrenia in cui stanno vivendo le aziende si vede anche nel fenomeno del grande sviluppo del social media marketing, no? Per cui molte aziende, soprattutto molte grandi aziende, hanno capito che, come dicevano già i ragazzi del Clou 3 Manifesto nel 1999, quindi ormai 15 anni fa, i mercati sono conversazioni, e quindi il rapporto con gli stakeholder esterni non può che avvenire attraverso questi strumenti. Quindi si sforzano di essere, come dire, 2.0 verso l'esterno. Peccato che all'interno, e questo vale per le aziende private come per le aziende pubbliche, siano rigorosamente invece legati a modelli 0.0 di comando e controllo. Ora, tu non puoi essere, ed è questo il vero problema di cui parleremo nel corso della prima giornata, e che credo sia il problema forse numero uno che si trovano ad affrontare tutte le aziende pubbliche e private oggi: non puoi essere 0.0 dentro e 2.0 fuori, perché ne viene fuori un 1.5.0 che non funziona. C'era una mia vecchia capa che mi diceva: guarda Marco, io sono una donna e lo so, non si può essere incinta a metà, cioè, o lo sei o non lo sei, cioè, sennò al limite viene fuori una gravidanza isterica, che però è un'altra cosa. Insomma, ecco, moltissime grandi aziende oggi sono in preda a una grandissima isteria, no? Che le fa, come si usa dire, confondere spesso l'azione con l'agitazione, no? Per cui si agitano tantissimo, peccato però che... Basta, credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione. Ecco, questo è un po' il tema, e che spero possa inaugurare nella maniera migliore questo percorso del Digital Festival. Grazie Marco. Grazie. Se nella prima giornata, come
Scusate.